Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: terribile incidente per Jasmine Carrisi e una sua amici. Schianto contro un muretto e l'agghiacciante previsione di papà Albano. Tanta paura per Jasmine Carrisi. La figlia di Albano e Loredana Lecciso che è stata coinvolta in un incidente insieme all'amica Glenda Resta. La notte di Halloween. Dopo aver trascorso una serata divertente e spensierata in un locale, tornando a casa con l'autista, hanno avuto un terribile incidente causato da un colpo di sonno dell'autista stesso che le due ragazze avevano contattato per evitare di mettersi in pericolo guidando in prima persona. L'autista ha così perso il controllo dell'auto che, dopo un giro a 360 gradi, si è schiantata contro un muretto. Tanta paura per le due ragazze che, fortunatamente, possono raccontare cos'è successo quella notte. I dettagli dell'incidente di Jasmine Carrisi, ecco come sta la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Si prospettava una serata carina. Vabbè, eravamo spensierate prima dell'incidente. Inizia così il racconto di Glenda Resta che, con un video pubblicato su TikTok, ha svelato ai followers tutti i dettagli dell'incidente. Praticamente il 31 ottobre io e Jasmine decidiamo di andare a ballare. Io vado a casa sua e tutto è fantastico. Bene, andiamo a cena e la sera stessa il padre di Jasmine, Albano, NDR ci ripeteva in continuazione di non andare, di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa. Questa cosa mi ha scioccato, ha continuato Glenda. Dopo la serata, tornano a casa con l'autista a cui viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Eravamo in curva. La macchina si gira su se stessa di 360 gradi e va a finire sulla corsia opposta. Raga, siamo vive per miracolo. È davvero un miracolo. Chiocciola Glenda Resta risposta a chiocciola Maria Rosa suono originale Glenda Resta. Ma come stanno ora Glenda e Jasmine? Ho lividi, escoriazioni, contusioni su tutto il corpo ma sono viva. Questo è l'importante, e vi sto anche parlando adesso. L'autista poverina si è messa il gesso. Ha qualche frattura varia mentre Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia. Ma siamo vive per miracolo. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.